Verdi rende il coro protagonista in diverse opere, tendono a rappresentare la coscienza popolare. L'analfabetismo in Italia era molto, molto elevato, quindi c'era più possibilità di ascoltare un'opera in platea e quindi di lasciarsi condizionare da questi temi rivoluzionari. Quindi la musica aveva specialmente la lirica, il melodramma, aveva questo valore di alfabetizzare la gente e cantando questi cori. Avevano un testo nel quale poter sfogare la loro voglia di libertà e di indipendenza. Non è una semplice melodia, è una melodia che Verdi scrive in una tonalità molto complicata, il Fa diesis maggiore. È una tonalità che prevede per tutti gli strumenti che accompagnano il canto una difficoltà maggiore, che è quella di costruire tutte, ma proprio tutte le note. Però per fare capire alla gente che il Fa diesis è una tonalità invece che va costruita e quindi l'orchestra soffre insieme al coro nel cantare, nel suonare e nell'accompagnare questo canto. E quindi è un canto di grande dolore. È un tema dell'esilio, del vivere in esilio che purtroppo rimane tutt'oggi molto, molto contemporaneo.